Giancarlo Vettorello è il direttore del consorzio Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore, si dice così Si adesso. dice così adesso. Fantastico, quindi tutto quello che una volta era il Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene adesso è Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore, perché è successa una rivoluzione nell'ambito prosecchista. Ed è successo cosa? Ce lo racconti con Beh, è parole successo con tue? parole mie, cerco di essere molto sintetico. Da varietà di uva finalmente è diventato, come lo è nell'immaginario, lo è sempre stato, un tipo di vino. Da tipo di vino è diventata una denominazione, cioè abbiamo confinato la coltivazione di questo vitigno, di questo prodotto, in un ambito territoriale preciso, il nord-est d'Italia. Partendo dal fatto che esiste un paese in provincia di Trieste che si chiama Prosecco e da cui deriva la glera, che è il vero nome antico di quello che normalmente viene chiamato Prosecco. Perfetto, è proprio così. Quindi non abbiamo fatto altro che adottare il nome del vitigno antico, Glera per l'appunto, e di tenere invece questo patrimonio, che è il Prosecco, di legarlo a un territorio preciso, che sta poi legato da un lato a questo piccolo paese, come dire, un balcone sul Golfo di Trieste, e dall'altro alle balconate che abbiamo sul Golfo. Anzi, sulla laguna veneta che partono da Valdobbiadene e da Conegliano, no? Che sono queste colline Certo, che stanno un po' più lontane dal mare, ma sono pur sempre a dove c'è il 40-50 km. Monte Cison, se non sbaglio, da quelle Certo, parti, c'è anche quello e che ci sono le domina la nostre zona. colline, insomma, no? Dove coltiviamo da sempre questa varietà che probabilmente è transitata la glera proprio per Prosecco nell'antichità. Ma tutti i vitigni hanno avuto come dire, un percorso, sono andati da una parte e dall'altra. Certo. No, basta pensare a certi esempi, la Malvasia istriana è arrivata in tutto il Friuli e tanti altri Sì, sì, sì. Di hanno cambiato la loro zona di coltivazione, cioè hanno coltivazione, vagato finché evidentemente. hanno trovato il loro posto, potremmo Certo, dire, ecco. ovviamente la cosa si è anche articolata in una denominazione più complessa, per cui il Prosecco, denominazione di origine controllata, è patrimonio, mi pare, di sette province nel Di nord-est. nove Di nove province, province nel sì. Tutto il nord-est, Friuli e cinque province venete. ecco, mentre Conegliano Valdobbiadene, Prosecco Superiore, è una DOCG, quindi ha la Certo. faccetta della DOCG, è un controllo di filiera e di produzione molto più attento rispetto a quello che era Sì, precedentemente, o almeno ci provate. no, diciamo che tutto il comparto delle denominazioni italiane oggi è diventato, con il sistema di controlli, molto ben monitorato. Le garantite, io dico, secondo me la differenza è che le garantite in generale, non so se condividi, ma sono denominazioni che hanno un po' più di storia, che hanno una tradizione, che hanno ambienti viticoli spesso Sì. anche molto belli e credo che le colline di Conegliano e Valdobbiadene esprimono questo insieme di cultura del vino, di tradizione, Ma legata a un quando singolo prodotto. partirono le garantite con la riforma di Fregoni del 1980, quindi la nuova legge 164 del, no, del 92, no, 100, Certo, era quella, le 92. garantite erano già prima, ma insomma c'era la parola particolare pregio. In realtà, secondo me, è particolare controllo, perché Sì, sono alla d'accordo. fine alcuni vini, anche di grande popolarità, come può essere il Chianti, ma come può essere anche il Prosecco per certi versi, e Conegliano Valdobbiadene come punta di diamante, secondo me vanno controllati perché sono bevuti da un sacco di gente. E quindi in qualche modo tutelare i consumatori credo che sia uno dei compiti dello Stato. No, no, beh, certamente è il primo compito dei consorzi di tutela, cioè lo Tra do come per l'altro, acquisito. Adesso, certo. oggi, noi abbiamo una fascetta che certifica che ogni bottiglia è una bottiglia originale che nasce in quel preciso territorio. C'è una tracciabilità precisa dal vigneto alla bottiglia, quindi questo, ma questo dico lo do ormai per assodato, no? I tempi, gli antichi tempi Sai, c'è insomma, sempre un della po' di poca mistero. chiarezza. Ecco, c'è sempre un po' di mistero e a volte di poca chiarezza nell'immaginario collettivo quando si pensa al vino. Oggi stanno cambiando molto le cose. Molto, Questa è beh, una questo cosa sì. che va detta, però, perché Certo, non si dice sì. molto, No, no, molto no, beh, allora frequentemente. bisogna ribadire che le Esatto. DOCG italiane sono veramente dei vini, credo che anche a livello comunitario siano dei vini che hanno un super controllo, una super garanzia. Se c'è
un senso che ha la parola garantito e che veramente in tutte le fasi c'è la garanzia piena per i consumatori su questo. Senti, torniamo un attimo al Conegliano Valdobbiadene nel Prosecco Superiore. Vino sicuramente molto piacevole, grande successo commerciale e grande popolarità. Io credo che anche la popolarità di un vino sia un elemento del suo valore intrinseco e soprattutto del suo valore percepito, i due aspetti del problema. Come gestirete questa vostra superiorità, e perché siete Prosecco Superiore, attraverso controlli maggiori, farete zonazioni, farete ricerche a livello, o comunque cercherete come produttori di Prosecco di fare ricerche per migliorare le spumantizzazioni e quant'altro in prospettiva, oppure già va bene così? Allora, come dire, nell'insieme c'è una buona soddisfazione dei risultati, ma sicuramente, soprattutto con l'arrivo della garantita, c'è la necessità di lavorare tantissimo per mettere alla portata dei nostri consumatori la ricchezza di un territorio collinare, anche molto complesso, che so tu conosci molto bene, e che spesso sfugge, coperto dalla popolarità, che è un valore molto positivo, io trovo, perché il fatto di piacere a molti e quindi di essere popolare, io lo trovo un aspetto forte di un vino, nobile di un vino, non solo, io lo vedo questo, ma però questo copre spesso un'articolazione. Tu sai perfettamente che le punte aromatiche, la ricchezza floreale che possiamo avere in certe colline nel comprensorio di Valdobbiadene è diversa dalla ricchezza, dalla sapidità di certe altre zone di Conegliano. Per cui un bel po' di anni fa abbiamo in silenzio iniziato a lavorare attorno a una zonazione molto approfondita che ci ha portato a dividere il territorio in 19 macro aree e ci ha portato, con l'avvento della garantita, a consentire ai produttori di aggiungere una parola nell'etichetta che è rive, quando il vino arriva da un'unica unità territoriale, da un comune, da frazioncina. Ma questa è una cosa importante da sottolineare, questo, e da dire in giro. Se le uve sono del 100% di quella località, tu puoi scriverci il nome di casa tua, lo firmi in modo più preciso. Ci sono delle rive che fanno 3 milioni di bottiglie, ci sono delle rive che fanno 200.000 bottiglie, no? Questo archetipo è nato un po' dal fatto che abbiamo nella denominazione quella piccola quella sottodenominazione, come la chiamiamo tecnicamente, ma per noi è una super denominazione, che è il Cartizze, che ci ha raccontato da sempre, non per scienza ma per conoscenza, che il territorio può esprimere qualcosa di speciale. Per cui dal 69 si può fare il Conegliano Valdobbiadene, ma si può fare anche il Cartizze, no? Come espressione particolare di una vocazione territoriale. Per cui abbiamo mutuato questa cosa e abbiamo dato la possibilità ai produttori di dimostrare le tante facce che poi tu conosci già. Finalmente abbiamo aperto una finestra sulla realtà. Sul territorio. Sul territorio. Sì, questo era un po' la cosa che ci tenevamo tanto. Benissimo. E concludendo, non mi resta che ringraziarti per essere stato qui e salutarti. Certo. Grazie a te e grazie di questa chiacchierata piacevole di qualità.